Sta partendo, vedete già il link. Gabriele Breschi. Sì, eccomi. Sì. Sei pronto? Emanuele Certini. Sì, sono pronto. Dario Mazzocchi. Pronto. Albi Ciaiai. E Sì, pronto. Samuel Spera. Pronto. Bene, allora possiamo dare via alla sessione di laurea magistrale in ingegneria meccanica. Per fare questo, cominciamo ascoltando tutti assieme, quindi in silenzio, il discorso che ci ha voluto rivolgere il magnifico rettore dell'Università di Firenze in questa condizione, diciamo, particolarissima in cui si svolge la seduta di laurea. Carissime laureande, carissimi laureandi, gentili familiari e amici, carissime colleghe, carissimi colleghi della Commissione, carissimo Presidente della Commissione di laurea, è un momento davvero particolare, quello che ci accingiamo a vivere, mai accaduto nella storia dell'Università. La celebrazione dell'atto conclusivo degli studi universitari a distanza. Il motivo lo conoscete tutte e tutti. Siamo impegnati in una guerra di tutta l'umanità contro questa pandemia e l'unica arma che abbiamo è appunto la distanza, la lontananza fra gli individui. Per fortuna la tecnologia ci consente di mitigare, seppure molto parzialmente da un punto di vista umano e psicologico, la difficoltà di questo periodo storico. E quindi andiamo avanti, senza interrompere un iter che è giusto si concluda nel momento appropriato. Proprio in virtù della eccezionalità della circostanza, ho deciso di partecipare come rettore a tutte le sessioni di laurea di questa sessione straordinaria con questo breve videomessaggio, al fine di mantenere, seppur sicuramente in modo assolutamente incomparabile rispetto alla normalità, un'aura di alta cerimonia. Oggi si conclude un percorso lungo, faticoso, ma anche spero affascinante e appassionante. E dovrebbe essere un giorno di festa e di grandi emozioni. Io voglio fortemente sperare che, sebbene senza la festa roboante, perché comunque dovrete rimanere socialmente distanziati, possano permanere in voi il ricordo di una giornata emozionante, sebbene in un clima un po' surreale. Magari, chissà, fra qualche anno ci ricorderemo questi giorni come quasi un'epopea e sorrideremo. Oggi cerchiamo di mantenere intatte le belle emozioni che ci regalerà, soprattutto a voi, laureande e laureandi, questa giornata. Ho scritto in queste ore un breve articoletto sulla parola distanza. Da chimico, mentre lo buttavo giù, meditavo sul fatto che stiamo combattendo un'ardua battaglia contro un minuscolo mucchietto di atomi di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e fosforo. E lo facciamo con l'unica arma che scienza e conoscenza ci dicono può funzionare, stare a distanza l'uno dall'altro. Oggi lo facciamo qui con un po' di tristezza, per non essere tutti vicino, ma grazie a un click raggiungiamo una fantastica e straordinaria vicinanza. Tanto distanti siamo quanto vicini nel tempo e nello spazio. Abbiamo un grande amico in questa vicissitudine, è un prefisso che si scrive tele, che i greci usavano per significare lontano, come dobbiamo appunto stare ancora, ahimè, per un po' di tempo.
e forse potrebbe essere anche abbastanza, e vi prego di rispettarle queste misure. È una questione di resistenza. Vinceremo, perché come canta il poeta Leonard Cohen, molte notti resistono senza una luna, senza una stella. Così resisteremo noi quando uno dei due sarà via, lontano. Quando ritorneranno luna e stelle, cercheremo, ve lo prometto, in qualche modo di recuperare ciò che manca a questa giornata, cioè la vicinanza umana e sociale. Non sono in grado di dirvi se e quando potremo realizzare una replica in presenza. Per ora resta un piccolo sogno in un cassetto, ma il cassetto spero possa aprirsi in un futuro non lontano e consentire al sogno di trasformarsi in realtà. Buona giornata a tutte e tutti, con un abbraccio accademico ai nostri giovani, il nostro futuro. Grazie. Benissimo, allora con il saluto e l'augurio del Rettore possiamo dare inizio alla sessione. Vi presento i membri della Commissione, il professor Benedetto Allotta, il professor Romeo Bandinelli, l'ingegner Lorenzo Berzi, l'ingegner Enrico Meli, il professor Luca Pugi, il professor Andrea Rindi, l'ingegner Giovanni Savino, l'ingegner Andrea Medei, l'ingegner Tommaso Favilli, l'ingegner Mirko Marra, l'ingegner Gianni Salvini. Ho già presentato i candidati, ma posso ancora ricordare i loro nomi. Sono 5: Gabriele Breschi, Emanuele Certini, Dario Mazzocchi, Albi Ciaia e Samuel Spera. Cominciamo quindi, se è pronto, con il primo candidato, che è Gabriele Breschi, che invito a presentare, diciamo, a condividere con noi la sua presentazione, e poi, appena è pronto, può iniziare. Allora. Vedete la presentazione? Sì, la vediamo. Puoi partire, ti raccomando di stare nei tempi previsti, grazie. Allora, buonasera a tutti, sono Gabriele Breschi ed oggi vi presenterò il mio elaborato dal titolo Modellazione degli effetti del sistema MAEB, Motorcycle Autonomous Emergency Braking. Stando a quanto riporta la Commissione europea, nel 2018 sono morte 25.100 persone e altre 135.000 hanno subito delle lesioni gravi a seguito di incidenti sulle strade europee. La Commissione europea ha fissato anche un obiettivo di 15.750 vittime al 2020, che è un dato estremamente più basso rispetto a quello attuale. Tra gli utenti più colpiti troviamo i motociclisti, e quindi migliorare la sicurezza dei motociclisti rimane un tema molto attuale. Per fare questo ci possiamo concentrare sui sistemi avanzati di assistenza alla guida per motocicli, tra i quali troviamo in fase prototipale il MAEB, che è il Motorcycle Autonomous Emergency Braking, nonché la frenata autonoma di emergenza per il motociclo. Ho avuto modo di studiare e approfondire questo sistema durante il mio periodo di tirocinio svolto nel laboratorio di ricerca Moving del Dipartimento di Ingegneria Industriale, che collabora attivamente al progetto europeo Pioneers, finanziato dalla Commissione europea, che ha come fine quello di migliorare la sicurezza dei motociclisti. Il MAEB è un sistema che rivela la situazione di impatto imminente col motociclo del motociclo contro un altro veicolo posto nella zona frontale ed interviene sul sistema frenante imprimendo una decelerazione. Quindi l'obiettivo di questa tesi è quello di valutare gli eventuali benefici del sistema MAEB, andando a soddisfare quelle che sono le richieste del progetto Pioneers e sfruttando l'esperienza acquisita durante i test moving. Inoltre, per fare questo, quindi per valutare i benefici, ho sviluppato un software dedicato per la simulazione di 8 casi di incidenti reali presi dal database InSafe. Di seguito, nella presentazione, andremo a vedere e a presentare le prove sperimentali condotte con il laboratorio Moving. Poi passerò al descrivere come ho sviluppato il software e gli incidenti analizzati, per poi discuterne i risultati e vedere come si possono applicare ai dati acquisiti durante la campagna sperimentale. Le prove sperimentali sono state condotte con una Ducati Multistrada 1260 che montava un sistema MAEB integrato e comandato in remoto da un operatore. È stata allestita in collaborazione con Bosch e Ducati, che sono entrambi partners del progetto Pioneers,
e il veicolo montava due tipologie di equipaggiamento, uno relativo alla sicurezza, quindi trovavamo braccia anticaduta, braccialetto kill switch, protezione personale DPI e giubbotto airbag. Un'altra parte dell'equipaggiamento invece era per l'acquisizione dati, sia qualitativi, quindi video con action camera GoPro, sia raccolta di dati con tramite data logger e piattaforma inerziale X-Sense. Vi mostro anche un breve video in slow motion di un'attivazione del freno automatico in una fase in un intervento rettilineo e subito a seguito in cambio corsia. Queste prove si sono tenute all'Autodromo Internazionale del Mugello su un opportuno circuito che vediamo in una vista aerea nella figura sotto. Hanno coinvolto 31 partecipanti che dovevano condurre la motocicletta ad una velocità compresa tra 20 e 50 km orari. All'interno del circuito erano previste anche 4 zone di attivazione del sistema MAEB, in slalom, in curva, in rettilineo e in cambio corsia. Ogni partecipante doveva eseguire 3 fasi, la prima di warm-up con la distanza di 11 giri, con la quale doveva semplicemente prendere confidenza e familiarità con il motociclo e con il circuito, la prima fase vera e propria low di 24 giri, nella quale il MAEB si attivava con una decelerazione massima di 0,3G, e una fase AEG invece di 18 giri, nella quale il MAEB si attivava con una decelerazione massima di 0,5G. Per 0,3 e 0,5G si intende il 30% e il 50% del massimo ottenibile. Inoltre, alla fine di ogni fase veniva fornito al partecipante un questionario con il quale si poteva avere un feedback istantaneo della valutazione delle sensazioni che il pilota aveva provato al momento di ogni intervento del sistema MAEB. Per quanto riguarda il software, invece, sono partito da un modello matematico già esistente, denominato modello Abram, nel quale veniva simulata e veniva modellata una motocicletta ed un'automobile, poi veniva simulato un evento di crash e come output avevamo la velocità di impatto che aveva il motociclo al momento dell'incidente. Partendo da quello, ho implementato 5 nuove variabili, le prime 2 in accordo con il gruppo di ricerca Moving e altre invece sono state espressamente richieste dal progetto Pioneers. Le prime 2 riguardano appunto l'inibizione di rollio e jerk. Per inibizione del rollio si intende il valore massimo di rollio oltre il quale il MAEB non poteva intervenire, quindi si inibiva. Il jerk, quindi la derivata dell'accelerazione. Poi, per quanto riguarda quelli Pioneers, avevamo il field of view e il range che fanno riferimento al tracciamento dell'ostacolo e quindi quando l'ostacolo rientrava nella visuale del sistema. E ci si può immaginare questo come un cono con un angolo pari a quello di visuale, quindi al field of view, con una profondità pari al range, quindi la distanza tra la motocicletta e l'ostacolo. Ed infine la decelerazione. Questi sono quindi 5 parametri essenziali per la personalizzazione dell'intervento del sistema MAEB. Il software, una volta modellata la motocicletta e l'automobile, simulava un evento di crash reale preso dal database InSafe e ci dava come risposta l'ISR, l'Impact Speed Reduction, che abbiamo visto dalla letteratura essere un parametro fondamentale per la valutazione dei risultati per questo sistema. E il software era gestito esternamente da uno script MATLAB per la gestione dei parametri da simulare. Infatti questi parametri dovevano variare all'interno di un intervallo prestabilito e con degli step prestabiliti. In tutto questo ottenevamo 980 combinazioni per ogni singolo evento. Queste 980 combinazioni venivano raccolte in una matrice di dimensione 980x7, nella quale, come possiamo vedere nell'immagine a sinistra, in basso, in ogni colonna erano presenti parametri simulati, fino ad arrivare alla colonna numero 6 che riporta appunto la riduzione di velocità nonché l'ISR. In questo modo potevamo avere anche un'idea su come la variazione di un certo parametro influisse sul risultato finale dell'ISR, perché in tutto questo poi vorremmo andare a valutare quello che è il miglior compromesso tra gli aspetti tecnici riguardanti puramente e solamente il freno automatico e poi quello che invece sono le difficoltà riscontrate dal pilota al momento dell'attivazione, con il fine ultimo ovviamente quello di andare a massimizzare la riduzione di velocità nonché l'ISR. Per quanto riguarda gli incidenti, invece, nella tabella in alto a sinistra vengono riportati i dati principali che venivano immessi nel software per ricreare appunto l'incidente. Troviamo principalmente il coefficiente di aderenza, la velocità iniziale, il raggio di curvatura, se era stata presente o no un evento di manovra evasiva o di frenata,
e la velocità d'impatto. E questo veniva fatto ovviamente sia per quanto riguarda la motocicletta sia per quanto riguarda l'automobile. Come primo grafico in uscita dal software avevamo un grafico sull'asse XY delle traiettorie in verde della motocicletta ed in blu dell'automobile. Come secondo grafico invece un box plot che ci faceva vedere la distribuzione delle 980 combinazioni e ci dava una risposta per quanto riguarda l'ISR massimo, minimo e medio. In questo modo potevamo anche vedere come la variazione di parametri più conservativi ci dava una risposta di ISR minore, mentre con parametri più aggressivi ottenevamo un ISR maggiore. Infine l'ultimo grafico ci riporta la decelerazione con l'ISR e segnato con i vari colori, con i punti di vari colori, il jerk. Quindi qui potevamo vedere che effetto aveva la decelerazione del jerk, come influivano il risultato finale dell'ISR. Partendo dai jerk più bassi rappresentati dai punti blu con 10 metri al secondo cubo fino ad arrivare a viola con 25 metri al secondo cubo. Negli 8 incidenti simulati, per 2 volte abbiamo avuto delle attivazioni al di fuori dei parametri studiati, in un caso abbiamo avuto l'inibizione da parte del rollio e 5 sono state le attivazioni. Inoltre dalla letteratura abbiamo fissato il valore di target ottimale ad 8 km orari. Questo è un parametro molto importante perché fissa un valore per la riduzione dei danni cerebrali. Inoltre abbiamo fissato un altro valore target a 7 km orari e quindi riprendendo le 5 simulazioni dove abbiamo avuto le attivazioni possiamo dire che in 2 casi non abbiamo mai raggiunto né il target minimo né il target ottimale e in 3 casi invece abbiamo sempre raggiunto il target minimo e quindi quello ottimale. I primi 2 casi dove non abbiamo raggiunto il target sono rappresentati nelle 2 figure. E, qui abbiamo avuto come risposta massima di riduzione di velocità dei valori intorno a 3-4 km orari. Nel caso di 16 di sinistra possiamo vedere degli ulteriori punti sul grafico che raffigurano l'influenza del range per distanze inferiori a 30 metri. E una cosa che accomuna questi 2 incidenti è il fatto che entrambi coinvolgevano una motocicletta che percorreva una traiettoria curva al momento dell'impatto. Cosa diversa dagli altri 3 casi in cui le traiettorie al momento dell'impatto erano rettilinee. Gli altri 3 casi sono raffigurati di seguito. Nella leggenda abbiamo il target ottimale in verde, il target minimo in arancione. E possiamo vedere come per più combinazioni siamo riusciti ad arrivare sia al target ottimale sia al target minimo. Queste configurazioni sono riportate nella seguente tabella e analizzando e studiando ogni singolo caso siamo arrivati a definire e a fissare dei valori target calcolati tramite software per la messa a punto del sistema MAEB. E questi valori sono per la decelerazione minima di 5 metri al secondo quadro e per il jerk 20 metri al secondo cubo. Quindi, riprendendo i dati acquisiti durante la campagna sperimentale, abbiamo provato 211 interventi. Fissando su questo grafico i limiti appunto appena calcolati tramite software di 20 metri al secondo cubo e 5 metri al secondo quadro, siamo riusciti ad ottenere un rettangolo, una porzione di questo grafico, che ci indica i 18 risultati che rientrano nell'ottimo. Questi 18 casi sono riportati anche con dei colori diversi che fanno riferimento alla scala Cooper-Harper. La scala Cooper-Harper a sua volta si riferisce a questionari che venivano dati al momento del termine di ogni fase ai partecipanti e con il quale si riusciva a capire la sensazione che aveva avuto il pilota al momento dell'intervento e quindi si era riuscito o meno a controllare il veicolo. Dava poi un voto da 1 a 10 con 1 eccellente ideale e 10 il voto peggiore, nel quale addirittura il guidatore perde il controllo del motociclo durante alcune fasi della manovra. I voti si sono fermati a 6, oltre il 6 non è mai andato nessuno, e quindi questa scala da 1 a 6 viene riportata per i 18 casi presi in considerazione. E questi 18 casi a sua volta li possiamo dividere con gli stessi colori, ma facendo riferimento da 1 a 3, che sono i voti in un certo senso migliori, ebbene il 78% ha fornito un feedback molto positivo in quanto la minima compensazione che hanno dato al momento dell'intervento è stata veramente minima, mentre soltanto il 22% ha riscontrato dei difetti considerevoli e quindi questo è un risultato molto promettente.
Quindi, andando a ripercorrere quello che abbiamo visto in tutta la presentazione, siamo partiti volendo valutare i benefici del sistema MAEB. Ho poi sviluppato un software per la simulazione di incidenti reali e fissato un target per quanto riguarda la decelerazione ed il jerk. Infine, ho utilizzato questo target per analizzare gli interventi della campagna sperimentale. Per quanto riguarda il software, possiamo dire che questo è stato uno strumento molto utile per l'analisi post-test e lo sarà per lo studio dei pretest futuri. Per quanto riguarda sempre il software, è uno strumento molto valido anche per l'implementazione di nuove variabili da studiare, tra cui ad esempio si può pensare di studiare in futuro un sistema di collision warning che lavori abbinato al sistema MAEB. Per quanto riguarda le simulazioni degli incidenti reali, invece, dovremo sicuramente ampliare e diversificare i casi di incidente, soffermandosi in particolare anche sugli eventi e gli scenari di crash in curva. Per il target di decelerazione jerk, invece, si dovrà cercare di confermare i risultati appena descritti e cercare anche un target per quanto riguarda il field of view ed il range. Infine, per quanto riguarda la campagna sperimentale, possiamo dire di aver testato dei livelli di decelerazione buoni, ma sicuramente migliorabili, mentre per quanto riguarda i livelli di jerk abbiamo testato dei valori veramente molto buoni. Con questo ho concluso e grazie per l'attenzione. Grazie Gabriele per la tua presentazione e quindi apro la discussione e chiedo ai colleghi se hanno, ai membri della commissione, se hanno delle domande da rivolgerti. Ricordate, colleghi, avete i microfoni spenti, quindi se volete fare qualche domanda vi prego di accendere. Nessuna domanda, pare. Ok, allora ti ringrazio, evidentemente tutto è stato molto chiaro, per me lo era, ma insomma conoscevo l'attività, e quindi ti ringrazio, ti puoi diciamo rilassare. Bene, grazie mille. Collegato. In attesa che tutti facciano la loro presentazione. Grazie di nuovo, Gabriele. Grazie. Allora, chiamo quindi il secondo candidato, che è Emanuele Certini. Buongiorno a tutti. Eccolo qua. Vabbè. Ok, faccio vedere subito il mio monitor. Riuscite a vedere tutti? Sì, adesso vediamo. Prego, a lei la parola. Buongiorno, buonasera. Io sono Emanuele Certini, laureando in Ingegneria Robotica. In questa elaborato di tesi porto l'analisi e l'implementazione di sistemi di tracciabilità per giunti scorrevoli a sfere, prodotti dalla società GKN Automotive Firenze. L'obiettivo della tesi è mostrare lo sviluppo di un sistema di tracciabilità puntuale per un giunto scorrevole a sfere. In primo luogo darò una breve descrizione della multinazionale GKN e del suo prodotto, passerò poi a una definizione di punti chiave relativi alla tracciabilità industriale, per poi conseguire a un'analisi economica del beneficio che porterà all'introduzione di questo nuovo progetto. Successivamente passerò allo sviluppo del progetto e alla proposta finale. Ottenuta perciò il budget necessario per implementare questa tracciabilità, sarà possibile andare a calcolare l'indice di payback period. GKN Automotive Firenze appartiene al gruppo multinazionale GKN SPA, leader nel settore delle trasmissioni automobilistiche. Questa impresa fornisce varie metodologie e soluzioni di sistemi di trasmissioni per impianti elettrici e termici e alle più grandi case automobilistiche presenti nel mercato. Dato i volumi che sono richiesti da ogni singolo cliente, la società predispone un processo di produzione con produzione in serie, investendo in un alto grado di automazione. GKN Firenze fornisce il semiasse, quel componente che collega la ruota al differenziale. Tale componente è composto da un albero centrale collegato alla ruota da un giunto omocinetico e collegato al differenziale da un giunto scorrevole a sfere, il quale permette al semiasse lo scorrimento necessario durante le manovre di curvatura della vettura. Il giunto scorrevole a sfere è proprio il protagonista di questa tesi. Infatti, installeremo sistemi di tracciabilità
per tutti i suoi componenti, perciò campana, gabbia e nucleo. Dalla ISO 8402 si definisce tracciabilità la possibilità di risalire alla storia del prodotto attraverso un'opportuna identificazione. Esistono due metodi di tracciabilità, la tracciabilità per lotto e la tracciabilità puntuale. Nella tracciabilità per lotto, tutte le informazioni del contenitore del materiale grezzo devono essere trasferite al contenitore del materiale finito, mentre nella tracciabilità puntuale, tutte le informazioni del materiale grezzo devono essere trasferite sia al contenitore del materiale finito, ma anche ai codici identificativi presenti su ogni singolo componente, in cui in essi sono collegati anche i dati di produzione e i controlli sui componenti eseguiti. Il livello di tracciabilità impatta positivamente sulle spese da sostenere nel caso in cui avvenga un reclamo da cliente per non conformità del prodotto. Perciò, per eseguire un'analisi economica per valutare il beneficio che porta la tracciabilità puntuale, è stato preso un caso reale di reclamo presso GKN in cui ha impattato maggiormente sulle spese e sulla gestione del reclamo stesso e, dopo un'estrazione dei dati, sono stati inseriti all'interno di un caso specifico di reclamo su un giunto scorrevole in cui è stato possibile andare a valutare i processi con tracciabilità puntuale e tracciabilità per lotto per poter andare a valutare infine il beneficio. Durante il processo da dover seguire per una risoluzione del reclamo è stato valutato come le selezioni dei componenti come il costo che ha avuto maggiore impatto. Le selezioni sono dei controlli che devono essere eseguiti da personale specializzato. Perciò, per andare a ridurre questi costi, è necessario che la selezione vada a impattare esclusivamente il lotto incriminato dal reclamo del cliente e non altri componenti appartenenti a altri lotti. Passiamo perciò al caso specifico di reclamo per difetto geometrico su una campana, cioè un componente del giunto scorrevole, in cui durante la produzione di questo componente necessita di essere classificato e perciò il lotto di produzione deve essere distribuito all'interno di contenitori suddivisi per classi geometriche. All'interno di questi contenitori saranno presenti anche altri componenti appartenenti a altri lotti di produzione. Perciò, se l'impianto è predisposto con una tracciabilità per lotto, l'intero magazzino deve essere controllato, dato che non è possibile andare a identificare la locazione di ogni singolo componente. Mentre se viene utilizzato una tracciabilità puntuale, grazie all'identificazione su ogni singolo componente, in cui adesso sarà collegato anche l'informazione relativa al contenitore in cui è stato locato e in cui è stato posizionato, sarà possibile ricavare le informazioni relative a dove è stato inserito il lotto di produzione incriminato dal reclamo del cliente e perciò andare a mirare direttamente la selezione esclusivamente in quel lotto. Successivamente, andando a analizzare dei dati di stock basati sul caso reale di GKN, informazioni come stock magazzino, stock materiale cliente, capacità produttiva e distribuzione classe accoppiamento campana, è possibile andare a valutare le spese di selezione per un processo con tracciabilità per lotto e tracciabilità puntuale. Andando a mettere a paragone queste due tipologie di processo, è possibile andare a vedere che con una tracciabilità puntuale riusciamo a risparmiare un 62% delle spese di selezione. In seguito passiamo allo sviluppo del progetto. Perciò, in primo luogo, ho esaminato le norme che stanno alla base della tracciabilità, il metodo di identificazione, il processo attualmente utilizzato ed in seguito una proposta con valutazione del budget necessario. Alla base della tracciabilità esistono norme e regole. GKN è un'azienda certificata IATF 16949 in cui al proprio interno sono inseriti alcuni requisiti relativi proprio alla tracciabilità. Inoltre l'azienda deve rispondere a dei requisiti dettati dai clienti all'interno di documenti chiamati CSR, Customer Specific Requirement, in cui questi requisiti sono richiesti dal cliente ai propri fornitori per far allineare i processi utilizzati dal cliente al fornitore stesso. In seguito dobbiamo rispettare dei requisiti presenti all'interno dello standard della multinazionale in cui in questi documenti sono presenti le linee guida da dover seguire per ogni nuovo progetto.
In seguito passiamo al metodo di identificazione rispondendo a questi 5 quesiti. Dove andiamo a identificare il componente? Eseguiamo un'analisi perciò sulla geometria e sulle superfici disponibili su ogni componente appartenente al giunto scorrevole e identifichiamo come il codice data matrix come metodo di identificazione opportuno per questa tipologia di prodotti. Passiamo perciò a come identificare i componenti e perciò identifichiamo lo strumento da utilizzare. Dato che il materiale da marcare sarà tutto materiale metallico, identifichiamo la marcatura laser come uno strumento efficace per le produzioni in uso. Quando dover andare a identificare? Dato che dobbiamo rispondere a dei requisiti di leggibilità, è necessario andare a analizzare il processo produttivo in modo tale che trattamento termico, pulizia superficiale e incisione non impattino negativamente sulla leggibilità del codice. Successivamente andiamo a definire cosa identificare, perciò il codice da inserire all'interno del data matrix. Tale informazione la andiamo a acquisire grazie a informazioni presenti negli standard GKN. Infine, codice identificativo, parametro di processo e controlli eseguiti vengono archiviati all'interno di un database in cui tale database eseguirà il collegamento di parametri e controlli direttamente al codice identificativo del componente. Successivamente passiamo all'analisi dell'impianto presente, perciò sono stati presi tutti i processi di produzione di tutti i componenti comprensivo dell'assemblaggio e analizzato il processo dall'ingresso del materiale grezzo fino alla vendita del prodotto finito, analizzando anche nel processo i controlli che vengono eseguiti sul componente e i tools già presenti per quanto riguarda la tracciabilità. Passiamo infine all'analisi sull'impianto futuro. Perciò riprendiamo tutte le specifiche relative agli standard GKN, IATF, CSR e le andiamo a inserire all'interno dei flussi di materiale, di serie, non conforme, cambio lotto e cambio prodotto. Nelle slide successive mostrerò la proposta di una tracciabilità puntuale per la campana. L'obiettivo di tale proposta è far sì che al codice identificativo del componente vengano collegati tramite un database tutte le informazioni relative al grezzo, al materiale finito, al codice classificato, in seguito all'esito del controllo e ai parametri di processo. Appena il componente viene ricevuto dalla linea di produzione, l'operatore prelieva il cartellino identificativo del materiale grezzo e va a inserire il codice identificativo all'interno del PLC del trattamento termico. Successivamente il componente passa a un'operazione di rullatura in cui il manipolatore porta al di sotto di una telecamera il componente per eseguire la lettura del data matrix eseguita nelle operazioni precedenti. Passiamo al trattamento termico, dove viene eseguita la registrazione dei parametri di processo utilizzati, per poi passare in seguito al marcatore laser, in cui viene inciso il codice identificativo. A questo punto tutte le informazioni vengono raccolte all'interno del database e le successive operazioni saranno predisposte con una telecamera che leggerà il codice componente e l'andrà a abbinare all'esito o ai parametri di processo utilizzati, inviando tutte queste informazioni all'interno del database. Le operazioni in cui verrà eseguita la raccolta dati saranno magna test, controllo torsioni, rinvenimento, controllo flessione, ultrasuoni ed infine classificazioni, in cui verrà assegnata anche la classe geometrica di appartenenza. Successivamente il componente verrà incassonato all'interno di contenitori suddivisi per classe e depositati all'interno di un FIFO prima dell'operazione di tornitura fine. A seguire di questa lavorazione verrà eseguito un controllo con un calibro automatico e successivamente il manipolatore preleverà il componente e lo passerà di sotto di una telecamera in cui verrà letto il codice identificativo ed abbinato questo codice al codice del contenitore del materiale grezzo. Perciò, grazie alla raccolta dati del database, riusciamo a collegare al codice componente tutte le informazioni relative alla tracciabilità. Inoltre, avere un database ci garantisce l'esecuzione di tutte le operazioni secondo un flusso produttivo. Perciò, se un'operazione viene saltata, il database riconosce l'esecuzione errata del flusso produttivo e obbliga l'operatore a introdurre il componente nell'operazione adeguata. Successivamente passiamo a un'analisi del costo relativa all'intera opera
la valutazione ottenuta in seguito precedentemente, la percentuale di risparmio sulle selezioni nelle slide precedenti e grazie anche a una stima delle spese future relative alle selezioni, sarà possibile calcolare l'indice di payback period, cioè quell'indice che permette di definire il tempo necessario per avere il ritorno economico. Dal risultato emesso risulta che l'indice di payback period calcolato risulta essere inferiore rispetto al limite massimo definito da GKN Automotive di 2 anni. La società ha intenzione di sviluppare e portare avanti questo progetto Traceability giunto di O, esposto in questo elaborato ed applicare lo studio eseguito nella propria realtà industriale. Ringrazio infine GKN per avermi permesso di collaborare in questo grande progetto e portare avanti la nostra crescita insieme. Grazie. Grazie Certini, grazie a lei per il suo, la sua presentazione appassionata e chiedo subito naturalmente ai colleghi se hanno delle domande da rivolgerle. Se non ci sono immediatamente le domande, sì, qualcuno forse, Luca. È una curiosità che diciamo è laterale rispetto al lavoro del candidato, perché in realtà il lavoro del candidato è su una parte di tracciabilità. Però mi chiedevo se nell'ambito della sua attività di tesi aveva avuto modo di constatare tutti questi controlli a cui è sottoposto il componente, come dire, quali sono quelli che statisticamente corrispondono ai difetti più statisticamente frequenti o più, come dire, rilevanti ai fini del dover scartare il componente. Se c'era qualche forma di fase era più critica in elaborazione. Durante le fasi di lavorazione fondamentalmente, se si va a guardare un processo produttivo, le lavorazioni meccaniche ovviamente sono le parti in cui vengono scartati i componenti. Io nella mia tesi ho esaminato la parte relativa alla tracciabilità, perciò non ho guardato comunque sia questa parte di argomento. Comunque, per quanto riguarda il processo produttivo, sicuramente le lavorazioni meccaniche sono quelle lì che vanno a impattare maggiormente per quanto riguarda gli scarti dei componenti stessi. Ovviamente anche processi di produzione che sono instabili, come trattamento termico, portano anche essi a delle non conformità, però grazie ai sistemi che sono presenti nel nostro impianto riusciamo a identificarli tutti correttamente e perciò a isolare correttamente tutti i componenti. A seguire altre analisi che sono state effettuate, ora per quanto riguarda questo progetto, tutte le informazioni definite all'interno del progetto sono state da me analizzate durante la mia attività in GKN e perciò sotto ogni parola che c'è uno studio sotto per quanto riguarda leggibilità, per quanto riguarda data matrix di cui io mi occupo, per quanto riguarda i processi di marcatura laser. E perciò di sotto di questa tesi c'è un grande lavoro che tutto il nostro gruppo porta insieme. Bene. Va bene, grazie. Ho alcune domande anch'io, Certini. La prima, ha parlato naturalmente dei processi di lavorazione meccanica. Se ben ricordo però, quel componente è assemblato a mano. Il montaggio finale, se non ricordo male, è manuale, non è stato mai automatizzato. E mi pare che anche lì ci fossero delle criticità. Allora, attualmente noi abbiamo dei processi di assemblaggio automatico per quanto riguarda quel componente lì. Uh-huh. Ora, noi la produzione, non so quando è l'ultima volta che è passato da noi GKN, però la produzione di questo componente noi stiamo cominciando a farla da circa 2 anni, da quando sono entrato in GKN. Uh-huh. Okay. E attualmente abbiamo dei processi automatici per quanto riguarda l'assemblaggio del componente stesso. Okay. E perciò processi che comunque sia sono molto stabili perché risultano essere performanti anche per le richieste che ci vengono effettuate dai nostri clienti, perciò utilizziamo dei sistemi automatici attualmente. Benissimo. Processi manuali li utilizziamo sull'assemblaggio di giunti VL, quelli sì, quelli abbiamo un assemblaggio manuale. Okay. In cui in essi ci sono altre criticità per quanto riguarda l'assemblaggio, ovviamente che porta delle non conformità, però grazie a sistemi automatici che ci sono a seguito dell'assemblaggio manuale riusciamo a identificare tutti quei componenti che hanno delle non conformità derivate proprio dall'assemblaggio manuale. Benissimo, benissimo. Grazie. Va bene.
Mi tengo la seconda domanda per quando ci risentiamo, perché siamo andati un pochino lunghi, quindi dobbiamo dare spazio anche agli altri candidati. Quindi la ringrazio Grazie. Nuovamente, anche lei si può rilassare adesso e attendere che anche gli altri facciano la presentazione. Quindi chiamo Dario Mazzocchi, pregandolo di prendere, diciamo, posizione e condividere lo schermo, cosa che vedo sta già facendo. E appena è pronto, naturalmente, può iniziare. Bene. Si vede? Sì, si vede perfettamente e quindi può fare la sua presentazione. Perfetto. Buon pomeriggio a tutti, sono Dario Mazzocchi e quest'oggi vi presento il mio lavoro di tesi dal titolo Riprogettazione del sistema porta del modulo UC pneumatico per toilet a circuito chiuso in ambito ferroviario, treno ROC, con obiettivo di riduzione del costo e del peso. La realtà all'interno della quale ho potuto preparare questo lavoro di tesi è l'ufficio tecnico dell'azienda Knorr Brems Rail Systems Italia di Campi Bisenzio, che si trova accanto al centro commerciale di Vigli, da giugno 2019 a marzo 2020. La Knorr Brems è uno dei maggiori produttori di sistemi frenanti e onboard per veicoli ferroviari. La gamma dei prodotti comprende, oltre ai sistemi frenanti completi per tutti i veicoli ferroviari, anche porte, toilet, impianto di condizionamento d'aria, componenti di controllo, tergicristalli e sistemi di informazione passeggeri. Con le ubicazioni di produzione, vendita e assistenza, il settore è rappresentato in 25 paesi del mondo. L'obiettivo principale di questo lavoro di tesi è stato la riduzione del costo e del peso del sistema porta e del modulo UC pneumatico per toilet universal del treno ROC. Il nome ROC è stato scelto da Trenitalia a scopo di marketing, quindi questa tipologia di treno a 4 o 5 carrozze presenta tre nomi: Caravaggio, assegnato da Hitachi, ETR 421 o ETR 521, assegnato sempre da Hitachi, e ROC, assegnato da Trenitalia. La cabina Toilet Universal, che vediamo nella figura inferiore, è stata progettata per persone diversamente abili e normodotate UNI, ed è ubicata nella carrozza motrice di testa del treno ROC. Iniziamo con la descrizione del meccanismo porta. Questo meccanismo, il sistema di guida a terra e l'antaporta, sono strettamente derivati da un meccanismo esistente, ampiamente usato su porte motorizzate di cabine toilet universal di treni regionali italiani della flotta Trenitalia. Il meccanismo proposto per la movimentazione porta, codificato all'interno dell'azienda come II-10-2270, è del tipo servo assistito in apertura e in chiusura. La movimentazione è realizzata tramite un sistema motorizzato azionato da un motore elettrico con riduttore, limitatore di coppia, giunto elastico, puleggia di trazione, cinghia dentata, ed è gestito e controllato tramite una centralina elettronica di controllo CTP. Attraverso il giunto elastico e il limitatore di coppia, il moto generato dal motore elettrico viene trasmesso dal motore stesso alla puleggia dentata, che tramite la cinghia dentata fa muovere il carrello traente del meccanismo porta. Il carrello, mediante il sistema di aggancio e trascinamento ANTA a manina elastica, porta in movimento l'antaporta. I carrelli sono del tipo a quattro rotelle fisse, due delle quali consentono la registrazione in direzione radiale per garantire il necessario movimento di regolazione del gioco. Andiamo ad analizzare globalmente il sistema porta. Un metodo di indagine preliminare sui componenti da riprogettare o ottimizzare è quello di valutare il costo percentuale dei componenti, considerando anche per quante volte sono ripetuti nella distinta, rispetto al costo totale dell'intero meccanismo porta. Con questo metodo di analisi ci soffermeremo ad osservare quindi quali sono i componenti più costosi per capire dove andare ad intervenire e se ci sono marginalità di miglioramento. Il componente più interessante da migliorare, basandosi sul metodo di analisi utilizzato, è la guida curva porta cinghia, codificato all'interno dell'azienda come C206285. Questa guida in acciaio, infatti, viene realizzata con più di 100 punti di saldatura. I componenti da saldare infatti sono molteplici: la piastra superiore realizzata per calandratura, la piastra centrale forata, anch'essa realizzata per calandratura, e la piastra inferiore con le sette forchette. Inevitabilmente numerose saldature aumentano il costo di produzione di questa guida,
Infatti è possibile osservare dal grafico dei costi che le lavorazioni meccaniche influenzano per più dell'85% sul costo finale della guida, il che ci suggerisce di cercare una soluzione concreta di realizzazione che abbatta notevolmente i costi. L'obiettivo quindi sarà quello di trovare una soluzione costruttiva che risulti più economica della precedente, rispetti gli ingombri della porta, sia resistente alle forze in gioco del sistema, sia più facile da realizzare e progettare, sia più facile da montare, presenti il minor numero possibile di saldature, permetta di riutilizzare componenti già prodotti per la guida attuale. Tenendo conto di questi importanti obiettivi da raggiungere, sono state prese in considerazione varie soluzioni. La soluzione tecnica che riteniamo possa essere migliore si è rivelata la seguente. Sostituire i componenti piastra centrale forata e piastra inferiore con 6 piastre piegate di spessore 3 mm, disposte in maniera equispaziata sulla circonferenza, fissate attraverso 2 viti alla piastra telaio inferiore. La piastra superiore avrà di conseguenza dei fori in posizione differente, ma verrà realizzata sempre per calandratura. Anche la guida di scorrimento in polizene avrà dei fori diversi rispetto alla soluzione precedente. Tali fori verranno riutilizzati nella guida già esistente per riutilizzare questi prodotti che sono già presenti in magazzino, altrimenti rimarrebbero come scarti. Lo strumento software utilizzato per realizzare i disegni delle parti, gli assiemi e infine l'analisi FEM è stato Creo Parametric 4.0, software della PTC. Sulla piastra telaio andranno aggiunti 10 fori filetti M6 che serviranno per fissare le 6 piastre sostitutive. I fori sono 10 e non 12, poiché i 2 fori agli estremi sono gli stessi fori filettati M6 della soluzione precedente. La guida curva invece sarà prodotta similarmente all'attuale guida superiore con delle asole in posizione diversa. Partendo dalla lamiera di spessore 2 mm, le operazioni meccaniche saranno le seguenti. Taglio laser, calandratura e finitura superficiale. È stata condotta così un'analisi FEM, poiché è indispensabile capire se la nuova soluzione della guida del meccanismo porta garantisce il corretto funzionamento considerando le forze in gioco. In particolare andremo ad analizzare tensioni e spostamenti del sistema che dovranno essere necessariamente inferiori rispetto al carico di rottura del rispettivo materiale. Inoltre, la deformazione della guida curva non deve risultare eccessiva, altrimenti la cinghia perde le caratteristiche di tensionamento di progetto. È stata quindi eseguita la mesh del meccanismo porta, sono stati assegnati i carichi e i vincoli. Come condizione di vincolo è stata scelta la massima tensione applicabile alla cinghia prima che avvenga la rottura. Dal catalogo del fornitore possiamo vedere che la massima forza tangenziale supportabile dalla cinghia AT5 di spessore 16 mm è 470 N. Con queste informazioni è stata lanciata l'analisi FEM. Come mostrato in figura, la concentrazione massima di tensioni si verifica al centro della penultima asola della guida curva e risulta essere 92,8 MPa. La massima tensione ammissibile per la guida curva di materiale EN10-130 è 243,5 MPa. Con queste informazioni è stato possibile calcolare il fattore di sicurezza come il rapporto tra la sigma ammissibile e la sigma di von Mises. Tale fattore di sicurezza risulta essere 2,62, quindi le forze in gioco non compromettono la stabilità del meccanismo. Per quanto riguarda le deformazioni, possiamo vedere nell'immagine della deformata, che è stata amplificata di 100 volte per osservare meglio l'andamento degli spostamenti, che il massimo valore risulta essere 0,46 mm in posizione adiacente all'incastro destro del supporto telaio. Con queste informazioni possiamo passare così ad un'analisi sensitiva. Dal grafico della deformazione della guida curva abbiamo potuto calcolare la variazione di tensione della cinghia. La cinghia messa in tensione aderisce alla guida curva e ne provoca una deformazione in senso radiale, accorciando conseguentemente la lunghezza dell'arco di abbracciamento. Questo accorciamento della guida, infatti, influisce direttamente sulla lunghezza della molla, la quale si comprimerà di conseguenza.
Dato che la molla si comprime, la tensione della cinghia diminuisce e di conseguenza la guida curva si rilasserà radialmente di un determinato valore, aumentando così la lunghezza dell'arco di abbracciamento tra guida e cinghia. Questo fenomeno ciclico di deformazione e rilassamento è importante poiché ci fa capire la tensione effettiva della cinghia all'atto dell'applicazione della tensione nominale. Anche per questa analisi prendiamo in considerazione la massima tensione sopportabile dalla cinghia prima che avvenga la rottura, ovvero 470 N. La variazione di tensione risulta essere così 0,44 N e dato che questa variazione è piccola rispetto al valore di tensione finale, possiamo prendere come tensione effettiva la stessa tensione finale commettendo un errore del tutto trascurabile. La variazione è accettabile. Dopo che sono stati progettati i componenti del nuovo sistema porta, è stato inviato un ordine alla ditta ungherese Kuka di Budapest di 12 piastre di sostituzione, una piastra telaio ed una guida curva nel mese di novembre 2019. Tali componenti sono arrivati in Knorr-Bremse Firenze nel mese di marzo, dopo una serie di confronti tecnici sulla realizzazione e sulle lavorazioni meccaniche necessarie. Il montaggio si è concluso correttamente in tempi minori rispetto alla soluzione costruttiva precedente e con facili movimenti da parte degli operai specializzati che hanno approvato la nuova soluzione. Assemblato completamente il sistema di apertura, si è passati successivamente alla fase di ciclatura. Tale ciclatura prevede di far funzionare alternativamente apertura e chiusura della porta per 10.000 cicli. Tutto questo è necessario per verificare la vita a fatica del sistema. L'analisi finale dei costi mette in luce un considerevole risparmio di 130 euro rispetto alla soluzione precedente. Passiamo adesso al modulo VC pneumatico a circuito chiuso, codificato in azienda come II102657. Dall'analisi dei costi svolta in Excel, il componente con più marginalità di miglioramento risulta essere l'assieme tazza. Questo componente presenta una serie di saldature tra il piatto superiore e la tazza, entrambi in acciaio. La soluzione alternativa che abbiamo realizzato in Knorr-Bremse è la seguente: realizzare il piatto e la tazza in un unico componente. Così facendo si semplifica l'assemblaggio finale eliminando la saldatura dei due componenti principali di piatto e tazza. Questa soluzione presenta il vantaggio di avere un unico componente partendo da una lastra di spessore 2 mm in acciaio X5 cromo nickel 1810 ed eseguendo la successiva lavorazione di tornitura a lastra. La tornitura a lastra permette di ottenere dei componenti asimmetrici con forma troncoconica anche in acciaio. A questo punto la lastra in acciaio tornita viene tagliata a laser per ottenere la forma desiderata e vengono effettuati i fori. Nella saldatura dei perni sulla piastra si utilizza la tecnologia a scarica capacitiva, che sfrutta la stessa legge della saldatura a resistenza. Indifferenza sostanziale risulta nella elevata energia applicata in tempi assolutamente più brevi rispetto ai tempi del sistema a resistenza. Il perno si trova sotto forma di barra filettata, bullone o gancio che ha la funzione di elettrodo e l'arco scocca fra l'estremità di esso e la superficie del metallo di base. Questa soluzione garantisce resistenze meccaniche pari o superiori ai sistemi di saldatura tradizionale. Riduce costi di lavorazione, aumenta la qualità del prodotto finito e ci permette di saldare perni anche se sono verniciati o preverniciati. Dalla figura è possibile vedere la lastra in acciaio dopo la fase di tornitura a lastra realizzata da una ditta di tornitura fiorentina. La nuova soluzione costruttiva dell'assieme tazza permette un risparmio di quasi 100 euro e il risparmio aumenterà con forniture di quantità superiori in accordo con l'offerta. Questo risparmio andrà successivamente moltiplicato per il numero di moduli VC pneumatici installati su ogni treno ROC e moltiplicato nuovamente per il numero di treni ROC in ordine. Al momento Trenitalia ha previsto un ordine di 300 nuovi treni. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, sono previsti dei miglioramenti su altri componenti specifici con più marginalità, adottando il metodo di analisi previsto. Importante sottolineare che questa riprogettazione è indirizzata anche e soprattutto a persone diversamente abili e normodotate. Questo concetto di riprogettazione dovrà essere sempre ben presente nella filosofia delle aziende per il benessere comune e la collaborazione collettiva. Un ringraziamento particolare a Knorr-Bremse Firenze per questa bellissima esperienza. Grazie dell'attenzione.
Grazie a lei, Dario. Grazie. Anche qui chiedo naturalmente ai colleghi se hanno delle domande da rivolgere al candidato. Io ho una curiosità. Lavori di già? No, in questo momento no. Però siamo sempre in contatto con l'azienda, ci teniamo sempre aggiornati. Ma speriamo bene, dai. Speriamo bene. Io avevo una domanda, una curiosità. Per quanto riguarda la guida, quella della porta, la prima modifica, non quella della vasca, del bagno, quella del sistema di attuazione della porta. Sì. Come io non ho esperienze sulle porte dei bagni, però in generale sulla gestione degli accessi ai treni c'è un aspetto molto importante per il cliente, che è quello manutentivo, cioè il fatto che questi componenti poi siano facili da ispezionare, da mantenere, da rimontare. Ci sono degli aspetti della nuova soluzione che secondo te la rendono pari, migliore o peggiore rispetto alla precedente da questo punto di vista della gestione e poi della manutenzione da parte dell'utilizzatore finale? Allora, da un punto di vista di gestione e manutenzione, sicuramente la soluzione risulta migliore rispetto alla precedente, perché è molto meno ingombrante, pesa molto meno e quindi è più facile accedere a altri componenti per smontarli, sostituirli e analizzarli. Quindi questa soluzione permette agli operai di lavorare molto, diciamo, con molta più libertà rispetto alla precedente. Va bene, grazie. Senta, ho una domanda anch'io, sì. Dario. Ci ha mostrato alla fine, diciamo, anche io mi riferisco alla prima parte del lavoro, quello della porta, le prove di fatica che vengono eseguite e, se ho ben capito, ha accennato che vengono eseguiti 10.000 cicli di apertura e chiusura. Esatto. Le volevo chiedere, ammesso che di questo si sia occupato anche marginalmente, se vi sa dire da dove deriva questo magico numero di 10.000, cioè se è una specifica tecnica del committente, se è una sorta di norma interna, ma qual è l'origine, ammesso, ripeto, che lei lo abbia conosciuto nel suo lavoro? Allora, questo numero di 10.000 cicli è previsto nel manuale, insomma, nel fascicolo tecnico, e quindi, diciamo, tutti i componenti che hanno una vita a fatica all'interno di questi treni vengono testati per 10.000 volte. Mm-hmm. Ok, però sia il modulo VC, sia la porta, sia tutti gli altri componenti con vita a fatica. Sì, sì, no, le chiedevo se sa dire da quale calcolo, diciamo, viene fuori questo numero, perché proprio 10.000 sa tanto di aver fatto conto pari, ma ovviamente non è una critica a lei, ci mancherebbe, questo viene evidentemente da altri. Se invece sono state fatte test, prove accelerate o comunque ci sono altre motivazioni, però probabilmente, insomma, viene dalla storia. Sì, viene dal fascicolo tecnico e prevede 10.000 cicli. Sì, sì, certo, certo. Non so se ci sono altre domande per Dario Mazzocchi. Mi sembra tutto silenzio, quindi no, evidentemente tutto chiaro, e quindi la ringrazio, anche lei. Grazie a voi. Ci può attendere, e passiamo al prossimo candidato, che è Albi Ciaiai. Che invito a condividere con noi, vedo lo sta già facendo. Prego, Albi, appena sei pronto puoi partire. Hai il microfono spento, Albi? Sì. Hai. Allora, mi sentite? Prego, sì, adesso ti sentiamo. Scusate. Buonasera a tutti, sono Albi Ciaiai e in questa presentazione parlerò del lavoro che è stato fatto, che riguarda la progettazione e la simulazione di un sistema di gestione dell'energia per veicoli elettrici. Il veicolo che è stato preso in considerazione è una Fiat 500e, che è il veicolo e la vettura che viene utilizzata nel progetto europeo Obelix, un progetto in cui sono coinvolti diversi partner industriali, accademici e di cui fa parte anche l'Università degli Studi di Firenze.
Tutti gli studi sono stati fatti su modelli software che grazie a una piattaforma di cosimulazione sono stati riuniti in un unico sistema, in maniera da creare un prototipo virtuale della vettura che sia in grado di emulare le caratteristiche reali del veicolo elettrico. Il veicolo quindi si divide nei seguenti quattro modelli, che sono la batteria ad alta tensione, il motore elettrico e l'inverter, la vehicle control unit e il veicolo che contiene solamente la cabina, che considera solamente la cabina, i sistemi di raffreddamento e diversi ausiliari. Siccome diversi modelli sono stati fatti da partner differenti, eccetto la vehicle control unit, ci concentriamo maggiormente su di esso. Come sappiamo, la vehicle control unit è un controllore che è in grado di leggere i vari segnali provenienti dai sensori posizionati sul veicolo. Siccome l'obiettivo di questo lavoro è quello di aumentare l'efficienza del veicolo, gestendo al meglio l'energia sia in fase di frazione che di frenata, all'interno del modello è stato inserito il seguente sistema, che è un Power Manager System, un dispositivo che è collegato con tutti gli ausiliari che hanno a che fare con potenza e consumo di energia. Quindi, per gestire al meglio l'energia, il Power Management agisce in diversi modi in base alle diverse condizioni in cui si trova. Per esempio, quando lo stato di carica della batteria del veicolo è al di sotto del limite inferiore, il dispositivo cerca di evitare che vi siano mancanze di potenza che possono compromettere funzionalità importanti, prima fra tutte legate alla trazione del veicolo, e in secondo luogo legate al comfort del passeggero. Quando invece la batteria si trova vicino ai limiti superiori, il dispositivo cerca di evitare che vi siano recuperi energetici che possono portare sovraccarica della batteria. Quello che quindi viene fatto dal Power Management è mantenere tutte le funzionalità del veicolo in base alle diverse condizioni, in base allo stato operazionale del powertrain, in base allo stato di carica della batteria. E solitamente agisce massimizzando o minimizzando il consumo degli ausiliari. Nella seguente slide è possibile vedere il modello Simulink che è stato fatto del Power Management. Nella parte sinistra sono presenti segnali di input che mi permettono di inizializzare il sistema. Poi, come abbiamo visto prima, l'algoritmo si dinama, perciò sono presenti due sistemi di rigenerazione e trazione, all'interno dei quali è presente la stessa logica che mi permette di svolgere diverse funzionalità in base al caso in cui ci troviamo. Tutti i parametri che vengono considerati sono legati a potenza e consumo di energia, ma molto importanti sono anche quelli legati alla batteria, come per esempio lo stato di carica, la temperatura di questa, ma soprattutto le correnti che possono essere erogate senza avere danneggiamento. La batteria che viene utilizzata, come per molti veicoli elettrici, è una batteria agli ioni di litio, che come sappiamo è formata da celle posizionate in serie in parallelo. Tuttavia, per semplicità, è possibile rappresentare la batteria in questo modo. E le sue performance sono basate dal cosiddetto state of function, che è una combinazione dello stato di carica, della resistenza interna in quel determinato momento, della temperatura e di come la batteria sia stata stressata negli istanti precedenti. In condizioni di temperatura normali, di solito sono i costruttori che definiscono i limiti di corrente che possono essere erogati senza che la batteria subisca nessun tipo di danneggiamento. E quelli che vengono definiti sono tre limiti, che sono la corrente continua in fase di carica, quella continua in fase di scarica, la corrente impulsiva in fase di scarica, a cui possiamo aggiungere anche una quarta corrente impulsiva in fase di carica. Definire questa corrente impulsiva non è molto semplice, soprattutto risulta essere complicato definire il tempo con cui questa può essere mantenuta. Tuttavia all'interno della batteria sono presenti dei battery manager system, ossia dei dispositivi che oltre a permettere la protezione delle celle, permettono di definire anche i voltaggi e le tensioni che possono essere erogate senza nessun tipo di problema. Uno dei metodi utilizzati dai battery manager system per calcolarsi queste correnti impulsive è partendo da semplici leggi di Ohm, si ricavano l'efficienza, da cui poi viene ricavata la potenza massima erogabile. In teoria quindi quello che abbiamo a che fare sono due correnti, una impulsiva e una continua. Entrambe genereranno una potenza che porta ad avere un aumento di temperatura. Quindi quello che viene fatto dal modello è considerare un trasferimento di energia termica e non più di energia elettrica. Quando perciò viene utilizzata la corrente continua, le temperature del sistema rimangono entro limiti normali e accettabili. Quando invece viene utilizzata la corrente impulsiva, la temperatura aumenta immediatamente verso valori critici e quindi raggiunti questi valori dovrà essere immediatamente staccata perché è pericoloso. Nel nostro modello, infatti, questa corrente impulsiva viene mantenuta soltanto per 5 secondi, dopodiché disattivata, e potrà essere riutilizzata solamente quando i valori di temperatura torneranno nuovamente entro valori normali. In generale, perciò,
quello che viene fatto dal nostro power management, oltre a calcolarsi questi limiti di carica e discarica grazie allo stato di carica e alla temperatura della batteria, è massimizzare le prestazioni della batteria e allo stesso tempo proteggerla, perché tutti i vari componenti del veicolo modificano il proprio funzionamento in base alla disponibilità della batteria. Ritornando quindi al nostro algoritmo, quando siamo in fase di reazione e lo stato di carica della batteria di sotto del limite inferiore, che solitamente è intorno al 15%, è necessario minimizzare il consumo degli ausiliari attivando la cosiddetta modalità di risparmio o eco mode. In questo caso quindi ci concentriamo maggiormente sulla reazione del veicolo e, come è possibile vedere dalla figura, in una generica simulazione la corrente media assorbita dall'ausiliari tende a decrescere durante la simulazione, mentre quella assorbita dalla reazione dal powertrain tende ad aumentare. Per tutti gli ausiliari, quello che teniamo maggiormente in considerazione è il sistema HVAC. Come sappiamo, è il dispositivo che mi permette di cambiare la temperatura all'interno della cabina del veicolo. Tutto questo viene fatto soprattutto grazie a un compressore che è collegato direttamente alla batteria e proprio per questo consuma un elevato valore di energia. È proprio per questo che ci concentriamo maggiormente su di esso. Dobbiamo inoltre considerare che durante il normale funzionamento tutti i dispositivi elettrici, la batteria, ma anche il motore stesso generano calore e quindi il nostro sistema necessita di un sofisticato sistema di raffreddamento che permetta di mantenere le temperature entro i limiti ammissibili per garantire il funzionamento ottimale di tutti i sistemi. Quindi quello che abbiamo a disposizione è che al circuito dell'aria condizionata viene collegato un altro circuito di raffreddamento che, grazie a un apposito scambiatore di calore chiamato chiller, che è il numero 5 nella figura, e appositi evaporatori, permette il raffreddamento di diversi dispositivi e della batteria. Tuttavia, noi ci concentriamo maggiormente in questi quattro componenti. Come sappiamo, il sistema dell'aria condizionata funziona grazie ad un blower che soffia dell'aria verso una piastra mantenuta fredda da un evaporatore. Quando vogliamo risparmiare energia, possiamo dire al blower quindi di soffiare meno quantità di aria. In questo caso verrà assorbita una minore quantità di calore dalla piastra. Tuttavia, agendo soltanto sul blower, non è che minimizzo completamente l'HVAC, perché come sappiamo la maggior parte dell'energia viene consumata dall'evaporatore, che modificando i giri del compressore mantiene questa piastra fredda, che è la numero 8 nell'animazione, ad una temperatura costante. Inoltre questa piastra non è che viene utilizzata solamente per raffreddamento della cabina, ma anche per raffreddamento della batteria e dei diversi dispositivi elettrici. Quindi a volte in alcune condizioni è rischioso staccare il compressore per risparmiare un po' di energia, perché potrei rischiare di bruciare i vari componenti. Vengono considerati quindi due casi. Uno è il caso in cui la temperatura della batteria sia normale. In questo caso posso risparmiare energia dicendo sia al blower di compressore di lavorare meno. Così la temperatura della piastra ammette dei limiti di variazione. Il secondo caso invece, quando la temperatura della batteria risulta essere più alta, non posso dire al compressore di lavorare meno, ma posso risparmiare energia soltanto con il blower. In questo caso quindi il risparmio energetico sarà minore, però non il rischio di bruciare la batteria. Il nostro modello Simulink, che è stato fatto dell'Eco Mode, è stato unito a un modello di veicolo fatto in Amazon grazie a un'interfaccia di cosimulazione. Quello che viene modificato quindi è il comportamento sia del compressore che del blower. Entrambi vengono modificati con la stessa logica, in cui il funzionamento viene modificato cercando di regolarne la velocità. La velocità del compressore cercherà di mantenere la temperatura dell'aria che viene trattata ad un determinato valore che è stato prestabilito. E allo stesso tempo modifica anche gli scambi di calore che avvengono con l'evaporatore. L'aria invece che entra all'interno della cabina viene trattata dal blower a velocità variabile, la cui velocità varia in base alle variazioni di temperatura che si hanno in cabina e soprattutto in base al set point di temperatura desiderato. Naturalmente, maggiori risulteranno essere queste variazioni, maggiori risulteranno essere gli scambi di calore e quindi le potenze in gioco. Sono state fatte diverse simulazioni in cui è stato simulato un ciclo guida WLTP, partendo però da valori di stato di carica della batteria molto bassi. In questo caso, perciò, il ciclo WLTP non è stato simulato in maniera corretta. Tuttavia, la cosimulazione è stata fatta proseguire fino a che la batteria non si è scaricata completamente.
Come è possibile vedere dalle figure, il comportamento del compressore e del blower durante la simulazione sono discontinui, non sono continui come nel caso convenzionale. E la stessa cosa la possiamo vedere anche per la temperatura all'interno della cabina. In questo caso, infatti, partendo da 35 gradi esterni e desiderando 25 gradi all'interno della cabina, possiamo vedere che quando la modalità eco viene attivata, la temperatura non rimane costante come nel caso convenzionale. E questo perché all'interno della nostra logica è stata inserita una zona morta che permette appunto di variare e avere risparmio grazie a questo aumento di temperatura. Questo comportamento mi permette perciò di avere un risparmio energetico, soprattutto grazie a un utilizzo più efficiente del compressore, come possiamo vedere dalla tabella. E soprattutto è possibile vedere che quando la modalità eco è attivata, il veicolo è in grado di aumentare in maniera significativa l'autonomia. Altre simulazioni poi sono state fatte allo stesso modo, però partendo da valori della batteria, valori di temperatura della batteria vicino a condizioni di pericolo. In questo caso, attivando la modalità eco, vediamo che il compressore lavora in maniera continua fino a che la temperatura non raggiunge un limite normale, dove non è più in condizioni di pericolo. Dopodiché il sistema si preoccupa maggiormente per il consumo di energia. E come è possibile vedere dalla tabella, in questo caso in cui la temperatura della batteria è alta, i consumi di blower e di compressore risultano essere maggiori rispetto al caso in cui la temperatura della batteria sia normale. Ma questo è dovuto soltanto al fatto che abbiamo messo questa condizione di sicurezza che si preoccupa prima della sicurezza del sistema e dopo di che al risparmio energetico. È inoltre possibile vedere come la temperatura della batteria, nonostante siano stati raggiunti valori normali, tende a decrescere con lo stesso gradiente. Perciò questa condizione di sicurezza, diciamo che non è tanto necessaria, poiché il sistema durante la simulazione regge lo stesso. Infine, altre simulazioni sono state fatte partendo da stati di carica della batteria più alti, che mi permettono di svolgere il ciclo guida in maniera corretta. Anche in questo caso, tuttavia, il comportamento del blower, come è possibile vedere dalla figura, quando la modalità eco è attivata è discontinuo. Lo stesso vale anche per il compressore. La stessa cosa la possiamo vedere anche per la temperatura in cabina. In questo caso, avendo definito un set point di 25 gradi, però la temperatura è più vicina al set point desiderato e proprio per questo i risparmi energetici risultano essere minori. In conclusione possiamo dire che attraverso questo sistema sono stati ottenuti due risultati molto importanti. Il primo è legato al risparmio energetico, che dalle tabelle abbiamo visto che ne risulta essere molto alto, ma questo perché è stato ottenuto per un solo ciclo guida, tuttavia a lungo andare può essere abbastanza considerevole. Ma quello che è veramente apprezzabile è che il sistema mi permette di avere un'operatività corretta del veicolo, infatti partendo da stati di carica molto bassi, la vettura non perde, nonostante tutto, non perde le sue funzionalità. Grazie per l'attenzione. Grazie Albi per la tua presentazione. E chiedo ai colleghi della commissione se hanno delle domande o dei commenti nei confronti della sua tesi. Pare di no, e allora ti ringrazio nuovamente e anche tu puoi attendere l'ultima presentazione, quindi del tuo collega, prima poi della, diciamo, della fase finale. Quindi possiamo chiudere la tua presentazione e do la parola a Samuel Spera, che ecco qua. Vedete tutti? Sì, grazie. Vediamo, può partire. Okay. Buon pomeriggio a tutti, sono Samuel Spera e vi presento il mio lavoro di tesi dal titolo Modellazione, ottimizzazione topologica e simulazione del processo di stampa 3D di uno spettrometro di massa per applicazioni aerospaziali. Uno dei trend attualmente emergenti a livello nazionale ed internazionale è l'utilizzo di mini satelliti per l'esplorazione spaziale e l'osservazione della Terra a costi contenuti. In questo contesto si inserisce il progetto SMART, che è volto alla definizione di una camera iperspettrale compatta imbarcabile su un mini satellite e alla realizzazione di un suo sottosistema chiave, ovvero lo spettrometro di massa.
Il contributo del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze si inserisce come supporto all'azienda Certema, la quale è la delegata alla progettazione e alla realizzazione dei componenti in additive manufacturing. Visti quindi i requisiti di leggerezza per il mini satellite e quindi consecutivamente anche per lo spettrometro, l'obiettivo di questa tesi è di ottimizzare i componenti che costituiscono lo spettrometro in modo da renderlo il più leggero possibile e di ridurre i difetti che generalmente si verificano all'interno dei componenti stampati. Per fare ciò si è quindi selezionato due dei componenti del progetto originale dello spettrometro di massa, sul quale si è eseguito un'ottimizzazione topologica basata su un'analisi di statica strutturale preliminare. Successivamente le ottimizzazioni topologiche sono le geometrie ottenute dall'ottimizzazione topologica sono state ricostruite e una successiva rianalisi ne ha permesso la validazione. La successiva simulazione del processo di stampa 3D ha permesso di ottenere informazioni in merito alle tensioni e le deformazioni residue nei componenti stampati e ha fornito una geometria compensata che ha permesso di ridurre appunto le deformazioni nel pezzo. La successiva stampa dei componenti e le loro misurazioni hanno permesso di validare il processo di simulazione. Il progetto preliminare fornito dello spettrometro di massa fornito dall'azienda Leonardo, lo potete vedere qui in figura, ed è costituito da 4 lenti e 2 prismi tenuti in posizione da un obiettivo ed il tutto è vincolato al telaio della camera iperspettrale attraverso una frangia di fissaggio. Il peso dello spettrometro di massa originale è di circa 1,6 kg. Tra i componenti che costituiscono lo spettrometro di massa si è quindi selezionato due di questi componenti, ovvero la frangia di fissaggio e una porzione dell'obiettivo, basandosi essenzialmente su 3 criteri, ovvero che la loro massa è elevata in quanto costituisce più del 40% del totale della massa dello spettrometro, in quanto il loro dominio di lavoro è più ampio rispetto a quello degli altri componenti e in quanto il materiale con cui devono essere realizzati, ovvero l'alluminio, è disponibile per la tecnologia Selective Laser Melting. Fra le varie tipologie di ottimizzazioni strutturali che si potevano utilizzare, si è utilizzato l'ottimizzazione topologica. Un problema di ottimizzazione topologica ha come obiettivo quello di distribuire il materiale all'interno di un dominio di lavoro, massimizzando o minimizzando una funzione obiettivo. In questa tesi si è utilizzato come algoritmo di ottimizzazione il density method, che assegna un valore di densità per ogni elemento della mesh, compresa fra lo 0 e il 100%, in relazione ai carichi e ai vincoli imposti sulla struttura. Per quanto riguarda le condizioni di carico e di vincolo, queste sono state riprese da un precedente lavoro di tesi a cura dell'ingegner Bruno Mirone, nelle quali si è analizzata la risposta dello spettrometro a varie condizioni di carico, sia nelle fasi di decollo che di orbita, e nel nostro caso, per la nostra ottimizzazione topologica, si è fatto riferimento al carico inerziale accelerante pari a 20 G che si verifica durante la fase di decollo e a una condizione di vincolo isostatica in corrispondenza dei fori di fissaggio della flangia. Oltre a questo, per l'ottimizzazione topologica si è definita la funzione obiettivo, ovvero si è richiesto al solutore di massimizzare la rigidezza dei componenti ottimizzati e sono stati definiti i vincoli di design, ovvero si è richiesto di mantenere almeno il 30% della massa per ogni componente, si è richiesto di mantenere una tensione globale al di sotto di 400 MPa e si è richiesto al solutore di fornire una geometria che abbia una simmetria planare rispetto al piano XZ. Inoltre si è definito il dominio di lavoro, in particolare il design space e il non design space. Nel non design space sono state inserite quelle superfici che sono funzionali e che servono per il collegamento con gli altri componenti. Il risultato dell'ottimizzazione topologica è una rappresentazione grafica della topology density, ovvero del valore di densità che il solutore assegna ad ogni elemento, e per i valori compresi fra 0 e 0,4 sono quegli elementi che il solutore non ritiene necessari per rispettare i vincoli di ottimizzazione imposti, invece i valori superiori a 0,6 sono quelli strettamente necessari. Nel nostro caso si è inserito un valore di soglia pari a 0,5 per essere più cautelativi. Il risultato dell'ottimizzazione topologica è una geometria irregolare formata
dalle superfici degli elementi periferici che vengono lasciati, diciamo, dal solutore, e per questo è risultato necessario ricostruire le geometrie ottenute. Per quanto riguarda la flangia, questo è stato effettuato attraverso il software di reverse design, Geometric Design X, che ha permesso in un primo momento di ottenere una geometria fedele di quanto ottenuto dall'ottimizzazione topologica. In un secondo momento si è aggiunto del materiale di rinforzo in corrispondenza dei fori che permettono il collegamento fra la flangia e l'obiettivo, e in corrispondenza dei fori che servono per vincolare la flangia al telaio della camera iperspettrale. Inoltre si è aggiunto del sovrametallo nelle parti che servono per accoppiare con gli altri componenti, in quanto le tolleranze richieste per questi accoppiamenti non possono essere garantiti dalla tecnologia utilizzata. Per quanto riguarda invece la ricostruzione dell'obiettivo, si è utilizzato il risultato dell'ottimizzazione topologica come ispirazione per la creazione di un nuovo componente, che è stato ottenuto tramite l'evoluzione di un profilo che ha permesso di ottenere una parete cava con una sua estremità aperta per permettere la fuoriuscita delle polveri che non vengono fuse durante il processo di stampa. Successivamente si è aggiunto dei rinforzi nell'estremità aperta e infine sono stati aggiunti dei supporti per l'alloggiamento dei fori che serviranno per accoppiare il componente con i componenti contigui, e questi fori dovranno essere realizzati successivamente alle macchine utensili. Una rianalisi dello spettrometro di massa andando a sostituire i componenti ottimizzati a quelli originali ha permesso di validare le geometrie ottenute e ha permesso di ottenere informazioni in merito alla riduzione di massa ottenuta, che complessivamente si attesta intorno al 25% per l'intero spettrometro. Per quanto riguarda il secondo degli obiettivi, ovvero la riduzione dei difetti che si verificano nei processi di selective laser melting, se per la maggior parte di questi difetti un'attenta selezione dei parametri e una corretta trattazione delle polveri permette di ridurli, se non addirittura di eliminarli, per quanto riguarda le tensioni e le deformazioni residue, questo non è possibile in quanto dipendono strettamente dalla natura termica del processo. Per questo motivo, in questa tesi si è fatto uso di un software di simulazione del processo di stampa 3D, SimuFact Additive, che ha permesso di stimare le tensioni e le deformazioni residue nel pezzo e ha fornito una geometria compensata che ha permesso di ridurre le deformazioni residue sul componente stampato. Fra le varie tipologie di analisi proposte dal software si è utilizzato l'analisi meccanica, che è basata sul metodo degli Irene Strains. Gli Irene Strains, che comprendono informazioni sulle deformazioni plastiche e termiche di grip e dovute al cambiamento di fase, dipendono essenzialmente dal materiale utilizzato, dai parametri di processo impostati e dalla macchina utilizzata. Per questo motivo è stato necessario calcolare gli Irene Strains propri del nostro processo, e questo è avvenuto tramite una procedura di calibrazione del software che ha fornito un vettore degli Irene Strains che potete vedere qui in basso nella slide. Successivamente, dopo aver calcolato il vettore degli Irene Strains, è stato possibile costruire il modello all'interno del software di simulazione. Così, dopo aver posizionato il componente all'interno dell'ambiente, sono stati creati i supporti, la mesh, e è stato definito il materiale e la direzione di taglio dei supporti. Infine sono stati definiti i parametri di compensazione per la distorsione, e in particolare si è definita una distorzione massima pari a 0,1 mm e un numero massimo di trazioni pari a 10. Il processo di compensazione si è arrestato per aver raggiunto il numero massimo di trazioni e non per una convergenza sulle distorsioni. Però, volendo noi validare l'utilizzo del software per ottenere appunto delle geometrie con meno distorsione, si è accontentati di utilizzare il miglior risultato ottenuto da queste iterazioni. E comunque, come è possibile vedere in basso, con il confronto delle deformazioni residue delle simulazioni, ha comunque fornito un ottimo risultato, perché se per quanto riguarda la simulazione del componente non compensato fornisce una geometria con una surface deviation massima pari a 1,66 mm e comunque ampie zone con surface deviation che si attesta intorno agli 0,7 mm, per quanto riguarda il componente compensato, benché vi sia una zona in cui è concentrata una surface deviation un po' più elevata e con valore massimo
di circa 0,6 mm, il resto del componente ha una surface deviation che si attesta intorno ai meno 0,15 e 0,24 mm. Per quanto riguarda invece le tensioni residue, benché risultino anche nel componente compensato delle tensioni residue interne elevate, si può notare come per quanto riguarda la tensione principale S1 sia stata una riduzione ed in particolare si è passati da un valore che superava la tensione di snervamento ad un valore che è risultato essere inferiore. Volendo validare l'utilizzo di queste simulazioni, si è deciso di stampare due geometrie della flangia, una geometria compensata e la geometria non compensata. Questo è stato eseguito nel laboratorio di studi avanzati per l'additive manufacturing, nato dalla collaborazione fra l'azienda Certema e l'Università degli Studi di Firenze. La successiva divisione dei componenti dalla piastra base, il taglio, la rimozione dei supporti e le misurazioni sono state invece eseguite nell'azienda Femto Engineering. In particolare le misure sono state eseguite con una macchina di misura a coordinate e il confronto è avvenuto fra i componenti stampati e le geometrie distorte che sono risultate dalle simulazioni. Questo perché volevamo avere un confronto diretto fra quanto ottenuto dalla simulazione e quanto realmente invece ottenuto dalla stampa. E come è possibile vedere in basso, per entrambe le geometrie, sia quella non compensata che quella compensata, le misure fra, diciamo, fra la distanza media fra i punti misurati e le relative superfici hanno permesso di constatare che le simulazioni sono in linea con i componenti stampati, perché se per quanto riguarda la geometria originale si ha una distanza media di 0,08 mm, per la geometria compensata si ha una distanza media di 0,07 mm. Concludendo, gli obiettivi di questa tesi erano quelli di ottimizzare i componenti dello spettrometro in modo da renderli più leggeri possibili e di ridurre i difetti all'interno dei componenti stampati. Un'ottimizzazione topologica dei due componenti dello spettrometro, la ricostruzione delle geometrie e la successiva rianalisi hanno permesso di validare i due componenti che hanno permesso una riduzione del peso dello spettrometro di circa il 25%. Per il secondo obiettivo, la simulazione del processo di stampa 3D ha fornito una geometria compensata che ha presentato minori distorsioni e la successiva stampa e la misura sui componenti hanno validato il processo di simulazione. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, si propone di simulare il processo di stampa 3D con maggiori risorse di calcolo, così da poter utilizzare una dimensione degli elementi della mesh più piccola e poter eseguire un numero maggiore di iterazioni, così da ottenere una geometria compensata migliore. Si propone di definire ed eseguire un ciclo di lavorazioni per la rimozione dei soprametalli e per la realizzazione dei fori. Si propone di definire ed eseguire un trattamento termico distensivo che permetta di ridurre le tensioni interne residue dovute dal processo di stampa. Si propone di simulare e di stampare l'obiettivo e infine si propone di eseguire un'ottimizzazione topologica che tenga in considerazione i carichi dinamici che si hanno durante la fase di decollo. Grazie per l'attenzione. Grazie Samuel per la presentazione del suo lavoro e apro la discussione chiedendo ai colleghi se hanno delle domande che desiderano rivolgerle. Ho una prima domanda io, poi vedo anche Luca, forse vuole chiedere qualche cosa. Il processo di stampa e in particolare la direzione di stampa ha un effetto, ne ha tenuto conto? Allora, in generale la direzione di stampa ha un effetto. In questo caso noi, avendo utilizzato una strategia di scansione a isole, in generale la strategia di scansione a isole tende a uniformare diciamo, le caratteristiche del materiale ottenuto. La direzione di stampa, cioè se noi stampiamo il componente in posizione retta o in posizione inclinata o comunque in un'altra posizione, si hanno degli effetti su quello che è la qualità superficiale del componente e anche su come poi si ripartiscono le deformazioni residue quando vengono eliminati i supporti. Anche la stessa eliminazione dei supporti ha un effetto,
Cioè, non a caso io ho specificato che nel simulatore bisogna specificare la direzione del taglio dei supporti, perché se il taglio dei supporti avviene in una direzione piuttosto che in un'altra, la ripartizione delle tensioni interne avviene in maniera differente e quindi anche le deformazioni residue sono diverse. Va bene. Luca forse voleva dire, chiedere qualcosa? Mi scuso perché tra l'altro ho avuto un problema tecnico durante la... quindi... però ho fatto in tempo a vedere una grossa parte della presentazione e ti volevo chiedere una domanda relativa a quella fase di confronto con le misure sperimentali. A un certo punto c'è un lucido in cui te confronti la geometria, come dire, compensata, come dire, da simulazione rispetto a quella effettivamente realizzata, se non ho capito male. Ecco, questi errori sono molto bassi. Però e quindi è andata, la cosa è andata molto bene secondo me, però siccome a un certo punto si parla di distanza media e di distanza massima, quindi te, come dire, hai avuto, come dire, una distribuzione di errori tridimensionali, c'è verso di capire, al di là degli errori che sono piccoli, se la forma dell'errore in qualche maniera, se la forma della distorsione rimane simile, cioè se in qualche maniera, al di là di quello che è il valore medio e massimo, come dire, la forma generale della distorsione prevista assomiglia poi a quella rilevata, cioè se esiste qualche dato sintetico. Sì, sì, esatto, no, è proprio questo quello che noi abbiamo verificato, cioè che la distorsione simulata è effettivamente quella che poi si è verificata nel componente stampato, ed è per questo che noi abbiamo voluto fare un confronto tra il componente stampato allineandolo con la geometria distorta che si è ottenuto dal processo di simulazione, perché il software, dopo che fa il processo di simulazione, fornisce la geometria distorta che a lui risulta. E quindi noi abbiamo fatto il confronto fra questi due, cioè fra la geometria distorta e il componente stampato. E per ogni punto misurato, nonostante vi siano delle distanze massime di 0,2 mm per quanto riguarda la geometria originale e di 0,3 mm per la geometria compensata, mediamente tutte le distanze sono risultate molto ridotte e infatti è risultata una distanza media pari, cioè comunque inferiore al 0,1 mm per entrambe le geometrie. Va bene, grazie, scusa. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Pare di no. Allora, possiamo interrompere la condivisione, diciamo, del suo schermo e con la presentazione di Samuel Spera ci terminiamo questa prima fase della seduta di laurea, per cui adesso interromperemo diciamo il collegamento, tra l'altro interrompiamo anche il collegamento